All'indomani del congresso regionale di Azione che si è svolto ad Arezzo, con Lucia Cheri ci facciamo il punto. Qual è la situazione del partito a livello locale? Si sta radicando sempre più, penso ad esempio anche alle elezioni comunali a Sansepolcro. La situazione è una situazione molto soddisfacente, perché abbiamo avuto una risposta anche in periodo pandemico di iscrizioni, per cui siamo assolutamente soddisfatti e vedo che l'interesse sta aumentando, per cui diciamo che non possiamo che essere contenti. Per quanto riguarda gli obiettivi, anche a livello locale, quali sono? Qual è il programma? Allora, noi stiamo chiaramente in fase di crescita e stiamo come obiettivo primario, abbiamo questo, la crescita e l'insediamento e il radicamento sul territorio. Per quanto riguarda il programma, è un programma che volge alla riunione di un centro moderato, ma che chiaramente guarda anche alle forze socialiste, che chiaramente sono di forte ispirazione per il nostro partito, che è un partito liberal socialista, per cui la componente progressista, riformista è essenziale. Guardando invece allo scacchiere politico locale, in che rapporti vi ponete con il Partito Democratico? Ma i rapporti col Partito Democratico sono positivi e stiamo dialogando, stiamo collaborando con qualcosa di costruttivo per Arezzo, e chiaramente noi cerchiamo di coinvolgere e raccogliere le forze e creare quindi un'unione costruttiva per la nostra città. Senta, come forza politica locale, come giudica le fibrillazioni che si sono manifestate all'interno del centrodestra in questo ultimo periodo? Chiaramente è un problema che è oggettivo, però io penso che sia un problema interno sul quale non dobbiamo assolutamente noi come forza politica dibattere o poter esprimere un'opinione. Chiaramente i dati e i fatti parlano, per cui diciamo che noi come Azione speriamo che ci sia una svolta e che il buon governo sia salvaguardato nell'interesse della città e di tutti i cittadini di Arezzo.